E bere un po'? Alcol, sì. Vodka. 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 Vuoi barco? Vuoi acqua? Acqua senza acqua. No, no water, my friend. No water, please. L'agua es para las plantas. L'hai presa questa? L'ho presa, l'ho introdotta e la riutilizzerò proprio a schifo. Me l'ha detta a Barcellona in un ristorante. Real Talk, nuovo episodio, nuova stagione, nuovo setup dal Decibel Studio a Sesto San Giovanni. E inauguriamo la grande con un amico che abbiamo inseguito per un po' di anni, finalmente ce l'abbiamo fatta. È con noi da, potrei dire Bologna, potrei dire Imperia, potrei dire Corvetto, potrei dire Venezia. Roma. Diciamo Roma, giusto. Diciamo che rappresenti l'Italia nel rap. Inoki. Big up, un saluto anche a quelli del Salento, della Sicilia, della Sardegna, del Veneto. Big up, Inoki Nas, Real Talk. E con immenso orgoglio, dagli studi di Sesto del Decibel Studio, Volponi, The Big Fox, Mario, Joe, we ready to come, quinta stagione, 5 dita di violenza by Real Talk, il cui presente è Kuma, The Blue Bird Today, per annunciarvi la renovazio, e qual miglior ospite, portatore di rinnovazione personale, ok, in Aki! Bosca, maestro, are we ready to rumble? Once again, Real Talk, Inoki Nas, baby, is back. Yeah. Oh. Show them. Listen. Inoki Nas, a terra Real Talk. Non sono Michael Jackson ma cammino in moonwalk. Non sono Stevie Wonder, fra non sono Ray Charles. Vedo abbastanza bene, riconosco gli scars. Non spento i biglietti, non rispetto il tuo cash. Sono sempre lo stesso sulle strade coi miei brutti flash. Sono leggenda come Willie Smith. Sono solo, sono un cane quando mordo il beat. Non ho avuto dolci, ho avuto solo scherzi. Da sti fake ho scritto vendesi per sé sesterzi. Veterano sul microfono ma non per scelta. Un pirata senza benda per esigenza. Con rispetto delle zone perché i veri sanno che un bastardo come me non ha avuto un cazzo. Anno dopo anno gli unici regali sono stati mille abusi di questi maiali. Mio padre è chiuso in cella, mia madre ai domiciliari. La mia adolescenza nei 90 è stata dura, cari. L'hip-hop mi ha dato questa chance, non l'ho sprecata. Ed è per questo che la cella io l'ho evitata. Ma non pensare che io sia santo, ho fatto schifo e tanto. E ancora capita che sbaglio e che ci ricasco. Satana all'orecchio mi sussurra spesso. Cerca di comprarmi con la droga e il sesso. Con le tentazioni, con i soldi fast. All'inferno c'ho un contratto come artista cast. I peccati li ho commessi, molti più di 7. Ma ho pagato sulla testa un fulmine e saette. E la gente come me paga 10 volte. Ma quando arriva il payday non sente storie. Perciò dammi ciò che merito velocemente. Con fattura pure in black non mi frega niente. Questo stato vuole il sangue, sto bastardo suca. Voglio la classe politica dentro una buca. Non credo alle parole, ci sono solo i fatti. E l'unica realtà che vedo sono tasse sfratti. Sinistra o destra non distingo, fate tutti schifo. Ed è per questo che non faccio il tifo rifo. Che faccio rifo, secondo me va bene. Anzi non basso troppa rabbia dentro queste vene. E quando sputo non c'è mascherina che protegge. Arriva la realtà negli occhi, evita le schegge. Io sempre stato lupo, mai stato nel tuo gregge. Io sempre stato onesto, mai creduto alla tua legge. Io fra mai stato muto, davanti alle schifezze. Anche se ultimamente giuro sono state troppe. Ho messo troppe toppe, ora le strappo via. Torno a distruggere sui beats, guarda la mia scia. Ho visto troppi amici andarsene prima del tempo. Ed è per loro che io scrivo in questo momento. Per loro che io pitto, per loro che io rimo. E questa session io la dedico al grande primo. Ho visto troppi amici andarsene prima del tempo. Ed è per loro che io scrivo in questo momento. Per loro che io pitto, per loro che io rimo. E questa session io la dedico al buon Don Tonino. Riposa in pace, bro. Don't call it a comeback. Yeah, come back. Avete risvegliato il cane, Kuma, Bosca, Khaled. E ora vi beccate le zanne, yeah. Bastardi. Real Talk. Khaled, Kuma e Bosca mi hanno fatto la proposta di mettere su beat la storia. Di certo non mi tiro indietro, no, non è il mio stile. Rispondo in modo old school per le rime. Vieni qui, siediti in chill, ti racconto la storia di un genere che ha cambiato il mondo. La mia parte, il mio punto di vista, la mia esperienza.
quella di un vecchio teppista. È nato tutto nel Bronx, era il 73, ma questa storia è troppo antica e non riguarda me. Io parto dai 90, siamo sullo stivale, da quando ha folgorato noi, che te lo dico a fare. Ero dentro un centro sociale, c'erano le posse, tutti abusivi, tra Cilum e Tosse. Fighters, DJs, Breakers ed MCs nella stessa cosa, quattro elementi in una favola meravigliosa. All'inizio era quasi solo politica, non si badava molto immagine ed estetica. C'erano assalti 9-9, G e l'isola, poi con il sangue messo è arrivata la metrica. A Milano c'era già roba potente, Schizzo, Zippo, Chief, Enzo e chissà quanta gente. Il mainstream non ci cagava, ci trattava puh. Poi è arrivato Albertino con 1-2-1-2. Da lì ho scoperto il grande ESA e Colle del Fomento. I Corveleni, cresceva il nostro movimento, prendeva mille direzioni, entrava nel sistema, creava una mentalità alternativa. E noi invece di andare in disco a vendere le paste, coloravamo i muri, ci sfidavamo in battle. Potevi usare le tue rime, ma quelle degli altri, per questo mi inventavo Hiroshima e Nagasaki. Una parola sola, originalità, se non ti distinguevi non andavi avanti fra. Imparavamo discipline e rispetto, aveva un peso ogni parola che tu sputavi, vecchio. E se sbagliavi era la strada sempre a ricordarlo. Non c'era internet e il fake, non potevi farlo. C'erano i manifesti in piazza e il passaparola. Non c'era social, così che era la vecchia scuola. Io stavo a volo, da volo poi a Milano, a Roma. È il rap che mi ha fatto viaggiare, lo ricordo ancora. E grazie al rap invece di fare reati sono diventato uomo, un vero uomo tra i dannati. Poi sono cambiati i tempi, sono arrivati i soldi, e la realtà, fratello, l'han dimenticata in molti. Siamo diventati trash, a volte barzelletta, per cui contanti tutti quanti hanno fatto la marchetta. E ognuno sa i suoi comportamenti, ma potevamo evitarci un tot di brutti esempi. Siamo diventati gangsta, siamo diventati trap, siamo diventati scemi, siamo diventati swag. Adesso che il linguaggio rap è solo la violenza, vi chiedo di tornare indietro alla sua vera essenza. È troppo facile campare con la prepotenza, ed ogni volta che lo fai esprimi insicurezza. È troppo facile picchiare 10 contro 1, sentirsi forte contro il debole da pisciaturo. Usa la testa, civilizzati ed esci dal ghetto. Voglio chiudere sta session con questo concetto. Praise be to Inoki, baby! Grazie, raga. La storia del rap italiano negli studi di Real Talk. Me l'avevi chiesto, l'ho fatto. Per inaugurare la nuova stagione abbiamo anche una sorpresa. Il buon Inoki ci ha portato un'anteprima, uno spoiler, diciamo, dall'album in uscita. Quest'album in uscita è con un carissimo amico e grandissimo produttore, uno dei produttori italiani col suono più distintivo e personale. Cazzo sì. Che abbiamo. Quindi chiamiamo in scena anche il nostro Rock Barakis. Rock B, DJ Sciocca. Rock B, oh. DJ Sciocca. Yeah. Quanto tempo? Vuoi fare doppie, fra? Certo, fra. Grande. Ci siamo? Allora vogliamo salutare tutta la Unlimited Struggle. Peace, Unlimited Struggle. Mr. Man, Frank Siciliano, Rock Beats, Gamon, I Green, Mad Buddy, Stocca, Underground Italia, Never Die. In anteprima, da quattro mani, punta blu. Let's go! Cheese up! Real Talk! Exclusive! Vai. Per la prima volta live, Real Talk, la sbaglierò tutta, non rompetemi il cazzo. Big up DJ Sciocca! 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2. Qua fratellino mi hanno detto che ti interessa fare solo rap. Fratellino mi hanno detto che vuoi fare il rap, io lo faccio senza mani. Senza mani lo faccio senza mani. Senza mani lo faccio senza mani. Senza mani, lo faccio senza mani. Lo faccio senza penna, senza foglie e quaderno. Tu torni a casa senza portafoglio e telefono. Lo faccio da quando non esistevi nemmeno. Lo faccio senza benza, senza fretta, senza freno, senza auto, senza maglia, senza niente. Lo faccio senza scarpe, senza casa, senza gente. Lo faccio per amore della vibe e nient'altro. Lo faccio senza se, senza ma, senza quando. E faccio canne senza mappe, raglie senza buste. E anche quando sbaglio faccio le scelte giuste. Lo faccio senza effetti, lo faccio senza trucco. Lo faccio senza filtri, lo faccio e spacco tutto. Non serve che mi approvi, la sfida è con me stesso. Ti piace o non ti piaccio, vado su, vado adesso. Lo faccio in ogni posto, devasto in ogni dove. E quando arrivo io, amico mio, stile piove senza mani. 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2. Io lo faccio senza mani, bro.
senza mani, lo faccio senza mani, bro. Senza mani, lo faccio senza mani, bro. Senza mani, lo faccio senza mani. Lo faccio senza mani, lo faccio senza gambe, lo faccio col Versace, lo faccio che in mutande. Lo faccio senza bocca, senza denti, senza voce. Lo faccio senza soldi, sotto sopra su una croce. Lo faccio quando è moda, lo faccio quando è hype. Lo faccio quando siamo sotto un ponte in freestyle. Lo faccio sul boom bap, lo faccio sulla techno. Lo faccio al disco club, lo faccio nel parchetto. Lo faccio sul balcone, sulla lavatrice. Ti sbatto sopra il beat, sono una mitragliatrice. Lo faccio senza condom, vai tra uno schizzo dentro. Lo faccio per sei ore, martello e mi concentro. Non perdo neanche un colpo, ti schiaccio senza mani. Piacere sono in occhi, ma non so come ti chiami. Lo faccio in amicizia, lo faccio per amore. E la mia vita è un film, dall'inizio è un film hardcore. Ho mille labirinti in testa, il diavolo in tasca, il santo nella festa. Cazzo me ne frega della spunta blu, è tutto quanto un déjà vu. DJ Shock, in occhi Nes, Real Talk, quattro mani. Fuori dopo domani, bastardi. Compratelo, preordinatelo, salvatelo, venite ai live. Big up Kuma, grazie Real Talk, Khaled, Bosca, a tutto il salotto, tutti i producer, i DJs, gli MCs, i B-boys, i writers, one love. Il lirico alchimista di Stato di Fuoco, Roy Bastanchini! Ma ti voglio sempre qua, cazzo. Bella Inoki, allora, devo calmarmi subito perché ho del lavoro da fare, quindi... subitaneamente passo a darti che poi alla fine ce lo otteniamo perché è troppo figo, un cadeau, un'idea stellare che abbiamo avuto by Leo da Brescia, quartiere San Polo, my same hood, eritreo, un artista fenomenale, beccatevi la situara, a.k.a. Leonardo Montemanni. E Leonardo non a caso. Siamo proprio l'unpacking. Grande. Come i veri influencer da va. 4 miliardi di follower. Ce l'abbiamo qua un paio, eh? Mostra. Oh, mostra la mostra. Oh, raga! Wow. Attesa spasmodica, guarda. Stupendo, il ragazzi. Il primo di una lunga fortunata serie, raga, in occhi Ness. Oh, fammi togliere l'occhiale per guardarlo. New season! Grande Leo! Grande Leo! Sacco di stima. Allora Fabiano, innanzitutto rinnovo il fatto che è un piacere averti qui e tra l'altro, se non faccio brutte figure, se non ricordo male, è la prima volta che abbiamo un ospite che conosco dagli anni 90. Infatti oggi ho visto Lazza dal barbiere e mi ha detto: minchia, finalmente ti hanno chiamato. Io ho detto: no, guarda che sono 3 anni che mi esatto. chiamo e sono io che, siccome ho paura di fare figure di M, non ne ho forse anche 4 addirittura. Forse 4 anni forse che Real Talk mi cerca e io faccio... mi invento scuse per non venire perché ho sempre paura di non fare una bella performance. E invece alla fine vedi che hai spaccato. Like a prima donna proprio. K-donna, K-donna. K-donna. The Pillage. E, allora, parliamo ovviamente dell'album che è in uscita con il buon DJ Sciocca. Quattro mani, esce questo venerdì. È il primo progetto che fate assieme, speriamo sicuramente non l'ultimo. Io spero di farne ancora, cioè in realtà con Shock avevamo fatto un paio di canzoni qualche anno fa. Ce n'era una che era andata. 3-4 anni fa avevamo fatto quei pezzi trap che non sono andati bene, ti ricordi? Bologna by Night, non mi avrete mai. Perché non usavo bene l'autotune, quindi... specificatamente trap. E non avevo gli gioielli giusti per stare nel game. Like jewelry. E poi niente, adesso finalmente dopo anni di vicissitudini, io c'è stato un periodo che ho odiato tutti, anche Sciocca, senza un vero motivo e... però mi ricordo che avevo litigato, non mi ricordo per quale motivo, non mi ricordo. Ma un po' di dissing nel sì, rap game ci sta sempre, specialmente con me. Poi a un certo punto ci siamo chiesti: ma perché non stiamo facendo della musica insieme? E da lì poi da cosa nasce cosa, diciamo dai preliminari poi si arriva. Ed esce questo progetto appunto Quattro Mani con Asian Fake e con ospiti? Allora, abbiamo degli ospiti emergenti, Jake La Furia e Mischilla. Sì, questi ragazzi, questi ragazzini di Milano. Esatto. Sì. Abbiamo Jamie Tights, che comunque insomma fa la sua bella figura su una canzone che si chiama Detox. Ok. E abbiamo Nina Zilli. Ah sì, anche sì. Lei l'ho sentito. No, vabbè, è una grande, ha dato veramente un valore all'album che... cioè se prima valeva 10 euro, adesso vale 100 milioni di... Un saluto anche a grande, Chiara. Grande Chiara. E devo anche ringraziare Danti per gli occhiali. E un saluto a Danti, ovviamente. Great couples. Volevo anche salutare il Pupino a San Vittore, altri amici. Vabbè.
Saluta. Volevo salutare tutto il quartiere di Corvetto, che comunque mi ha ospitato, sto abitando lì, Cischi, Josh e tutti i ragazzi. Grande Cischi. Insomma, volevo salutare tutti quelli che hanno partecipato al progetto e anche, non so, mia madre e mio padre per avermi fatto, grazie. Parenti, amici, pagano felici. E a scanso veramente di qualsiasi equivoco, comunque le tue paure erano piuttosto infondate, perché comunque hai dato quello che doveva dare, la tua personalità, cioè non solo te come essere umano, ma quello che rappresenti e rappresentato. Grazie. Comunque, hai scassato. Mi stai facendo commuovere. Il pezzo, ci vuole ben altro, dai, cazzo. Dai. Pezzo, ti giuro, quello con Sciocca, a parte che già averlo qua alla mia destra con Bosca è un sogno per me realizzato, perché sono ultra fan, quindi mi posso immaginare che l'album dopo quest'anteprima sia veramente su questa linea d'onda, quindi io esigo di averlo in anteprima, tra l'altro. Assolutamente, ma adesso te lo diamo su WhatsApp, cioè, direttamente. Ovviamente. Adesso come chiudiamo le telecamere? Ho già le mutande Pierrot. Well dream. Io ieri notte ho scritto dei messaggi a Bosca e anche a Kale dicendo ho paura, perché mi sento come se dovessi fare un esame. Siccome io non ho mai fatto un esame a scuola, finalmente ho fatto un esame. Hai provato questa emozione. Esatto, non avevo mai avuto questa sensazione. Grazie, grazie. Superato a pieni voti. Da oggi al primo esame veramente. Primo esame della mia vita. Raga, super contento. Non sentivo questo fuoco veramente da un po'. Questa nuova stagione di Real Talk, raga, fuoco e fiamme, con il lirico alchimista di Stato Inoki, very fucking first, e la pietra miliare è stata messa e da qui in poi il cammino è progettato. My man Bosca, my man Khaled, tutti Mattia Volponi, ringrazio di cuore, la salita non esiste, spianiamo il terreno davanti ai nostri occhi, Real Talk non si ferma. Thanks a lot. Io volevo dire quest'ultima cosa. Adesso che l'ho provato, lo voglio rifare. Allora, Inoki parte 2. Andiamo su.